Ciao a tutti, sono Yael, la direttrice dello spazio culturale MyG a Milano e oggi qui con me Martina Berta, psicologa e psicoterapeuta. Martina, ti chiedo di raccontare come si svolgono qui le serate per i genitori. Queste serate sono nate da un'idea mia di Yael e hanno l'obiettivo di trattare determinati argomenti che possono riguardare appunto il rapporto genitori-figli e l'educazione dei figli. L'obiettivo è quello di creare un confronto tra i genitori, sentire il parere appunto di una persona esperta e avere appunto dei consigli. E io durante la serata presento delle slide che cercano di dare appunto degli spunti diversi da quelli che uno può avere di solito nella sua vita quotidiana e dei piccoli consigli per affrontare alcuni momenti difficili. Ti chiedo di dare tre consigli importanti ai genitori. Il primo consiglio che vorrei dare è quello di dimenticarci del nostro bambino ideale quando abbiamo a che fare con nostro figlio. Ogni genitore ha in mente un bambino ideale e l'ha sempre avuto probabilmente da quando lo aspettava. Invece ogni bambino è un bambino reale che ha delle caratteristiche sue particolari, diverse dalle nostre e da qualsiasi altro essere vivente. E quindi un po' l'obiettivo è quello di stare vicino ai nostri bambini per fare in modo che diventino in effetti quello che sono e non quello che noi vorremmo, insomma, che fossero. Il secondo mio consiglio ha sempre a che fare con l'ascolto. Durante le mie serate molto spesso parlo di questa necessità proprio perché effettivamente è un po' una mancanza, la mancanza di tempo e di tempo dedicato all'ascolto. Per ascolto appunto intendo un ascolto empatico, partecipato, dove il genitore si fa carico e partecipa proprio al sentimento, all'emozione dei bambini e poi le restituisce in maniera più contenuta e più, come dire, adatta alla situazione. Quindi grazie alla sua esperienza di genitore e alla sua magari maggiore saggezza può restituire un pochino questa emozione del bambino più controllata e questo permette ai bambini di avere a che fare con le proprie emozioni positive ma anche a essere educato alle emozioni negative. L'ultimo consiglio, che è ultimo ma non in ordine di importanza, è quello della coesione rispetto alle scelte educative da parte di mamma e papà. I bambini hanno bisogno di sentire una forza e un'unione tra i loro genitori. Quindi il consiglio è cercare di sostenersi uno con l'altro nel momento in cui si interviene col bambino, poi eventualmente se non si è d'accordo discuterne poi in separata sede. Quando questo non avviene, il bambino si dice sempre che se ne approfitta. In realtà non è un fatto così, insomma, di approfittarsi, ma è proprio il fatto che perde di sicurezza e si sente appunto sicuramente in una situazione di maggiore preoccupazione. Grazie Martina.